Buongiorno e bentornati sul canale Amico Orologiaio. Oggi ci troviamo ad Arona, finalmente ripreso il mercatino. Andiamo a caccia di orologi, vediamo un po' se riusciamo a prendere qualcosa. Intanto vi faccio ammirare il lago, che è sempre bello da vedere. Là in fondo abbiamo il castello di Angera. Il battello, noto locale discoteca negli anni 70, era molto famoso. Lui si è accorto di profondità. Cercavo di chiamarti. Buongiorno. Buongiorno. L'intervista? Andiamo a fare incazzare il mio. Tanto non penso che si metta a piovere, no? Oggi danno sole tutto il giorno. Forse. Forse è finito. Ero io che gli facevo il filo. Posso fare una ripresa? Come no? Mi spiace. No, lui deve fare una ripresa. Ah, no, no, scusi. No, no, te lo do. Stamattina ho visto sul banco questa sveglia che ha preso il signore. Allora diceva del una sveglia, un orologio da tavolo, signore, è un pezzo rarissimo, una Bulova Acutron in condizioni direi strepitose. Questo sì, è un Longines. Mamma mia, tanta roba. Mi spiace. Complimenti, complimenti a lei che se l'è presa. Ha fatto un ottimo acquisto. Grazie. Tieni, guarda. Puoi guardarla. Bello, bello, mi piace. Ciao Andrea! Mi sembra che sia tornato indietro quando eravamo a Roma. Stiamo ancora allestendo un po'. Bello, d'altronde. Qualche vintage. Un po' di, francese, così, no? Una piccola chatelong. Sapevo che c'era una coppia che stava facendo la lista nozze. Due russi che con cassi d'oro o laminata? No, è laminata. Questa coppia ha detto, no, non c'è questo Breitling che sto cercando disperatamente, grazie. Ciao. Arrivederci. Salve. Disperatamente un quadrante, insomma. Sì, non ristampato, dice. Oh, che bella scatoletta del tempo. Tec. Hai mai portata di roba bella oggi, eh? Qui abbiamo un Sicura. Salterello. Bulova, due bei dai verini, ma qua roba nuova, non ti conviene neanche, però molto interessante l'Hypnautiski, Nautiski elettromeccanico. Seiko helmet. Quello è il famoso Orient bambino? Sì. Ma cos'è, un Caribbean? Sì. Fammelo vedere, guardiamolo bene. Caribbean, Filippo Bocci. Guarda che bei movimenti che hanno dentro. Slitta 28-24. Cioè, non sembra l'età 28-24. O no? Mi conosciamo. L'hai provato al cronocomparatore, hai fatto qualche verifica? Sì, sì, sì. Vanno bene, sì, girano sì, bene. Benissimo, caspita, davvero. Non lo so, ti dico la verità, io questi, questi movimenti non li ho mai testati, provati. L'unica cosa è vedere se durano nel tempo, perché da nuovi vanno tutti bene, ti dico la verità. Ma visto così non sembra male. Se la finitura, ti dico la verità, mi sembra la classica finitura da Seagal. Ah, del... Sì, questo che sembra un perlash, sono più segni di fresatura che perlash. Sì. Perché per l'ascio dovrebbe essere un po' più delicato, diciamo così. Sì, fa con... Però è tutto costa poco. Filippo Guaccio quanto... 1200. 1200.
Bella, quella cassa così non l'avevo mai vista. Sì. Ti so, con dentro le mani a questo. Sì. Interna con tiki. E guarda che bella via. Guarda che bel quadrante. Che grato, che spettacolo. Non patina. Il Breitling Chronomat. Questi braccieri qua sai che costavano 30 euro. Il cartucciera, sì. Ma no, sono Breitling. È una foto. È una copia questa? Sì, sì. Trovavo bracciali vintage così. Poi ce l'ho il suo bracciale a cartucciera. Metto su questo che è più stretto, mi sembra più bello. Mi fa... Ho capito. Ti aggrada di un po' di più. Sì, sì. Cioè, io secondo non voi diventa, torna a essere normale? Sai com'è? Guarda, rimane così. No, le puoi anche pulire, però il discorso di pulire questi così sottili, cosa fai? Devi mettere la bagna in qualche cosa. Questi sono i vecchi coltelli che davano i militari, vero? Sì, no? Anche questo. È veramente bello questo pennello. Cioè, queste condizioni. Ciao, chiudere. Ciao! No, di... esatto. Coltello. Allora, questo ok. Il vetro non è un problema, lo si cambia, lo si mette a misura. Perché se prova si prova a spostarlo, me ne devo mettere via. Sì, ma si prende meglio dopo, cioè non era previsto. Guarda che te ne metto qua. Sì, sì, lascia dire. Se ce li chiedono. Sì, sì. Così. Sì. Potrebbe cadere. Tanto cambiare un vetro non costa molto. Ma che gliene metti? Sì. Dopo li metto dentro il mio sacchettino. A bastone così, sì, secondo me si sta per cambiare. Già adesso li lascio da parte lì sotto. Che no, va bene. Visto anche questo che è carino. Orologi posso così chiedervi anche di questa scatoletta qua? Sì, sì. Dammi di qua. Aspetta che no, aspetta che dopo gli mettiamo dentro in un... Continental. Ah, va bene. Ma fai così, guarda. Questo qui è un plurimo. Ecco. Guarda che te li metto dentro qui le cose del plurimo. Grazie, fantastico. Piccolo uno, lo mettiamo c'è anche qua. Un bel Wheeler Vetta. Sì, onestami questo. No, ma se li metti ci sta dentro tutti e due, lo metti uno da una parte. Uno da una parte, uno dall'altra, poi lo metto una si rovina. Di solito era età modificato col bilancierino. Guarda che li metto qui, della signora. Su quelli modificati dalla vetta. Questo è un Festina, marchiato Festina. Allora lì c'è l'Anderon, però se non sbaglio. Se ben mi ricordo. Bello, quadrante in patina. Sì, sì, bello, bello. Quanto bello anche questo qui. Va che bel video che ho recuperato, Cesare, dov'è? Io stavo guardando anche sto Mondial qui, beh. Mondial, Nevada, un automatico manuale. Perché questo non è bello, Nevada qua. Ma che bello che è. Guarda che vetta che ho portato a casa l'altro giorno, stupendo. Ce ne fosse la S, va che bello, lì il design veramente, quello è unico, Bello quel Vetta lì. Peccato un po' malorata la cassa. Cesare, D'altronde sono vintage, si sa. Dai. Così è. È l'Est Borel. L'Est Borel. Bello quello lì, anche quello. Ma che bei lanco che c'ho qua adesso. Uno, due, tre. Oh già. Ma che belli. C'è la fiera del lanco, signori e signori. Guarda qua. Tu hai guardato dentro qua, ma non ti sei accorto di questo orologio. Guarda. Oh, l'ho visto, l'ho visto. Guarda che... Carmine. Ciao Carmine. Come stai? Bene, caro. Questo è un automatico che lui è. Ah, il Lord Matic. Bello questo qui, sì, molto sì, bello. Sì, sì. Col movimento della serie 5. Se bravo. Guarda questo che spettacolo. Bello il quadrante, peccato la cassa cromata. Sì, no, cassa cromata, cassa cromata questa. Oh, watch check, è orologio di Carmine. Che modello è questo, Carmine? Un Hamilton... Spuba Kaki. Bello. Oh, skin diver 200 metri immagino, giusto? Sì. Movimento automatico. Non terrà molto probabilmente Powermatic 80, giusto? H10 su base vita. Ah, ok. Sì. È lui. Ciao Luca, ben arrivato ad Arona. Ciao Cesare. Ma cos'hai oggi al polso? Vediamo se indovini che cos'è. Oh, Normalis Watch, signori e signori, fantastico. Io invece questa mattina sfoggio il nuovo bello. Seiko Presage. Bello, bello, bello. Ti faccio vedere anche cosa ho in tasca. Sì.
Oh, questo l'hai beccato ieri, bello questo, anni 30, sì. 40? Sì, 30-40. Un omeghino. Bello, eh? Scommetto che tiene anche il tempo. Sì, 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 lo so. Discretamente. Una cosa che non facciamo mai è chiedere alle signore che cosa portano al polso. Luigi. Molto carino, eh? Molto carino, molto fine. Ovviamente al quarzo, perché comunque le donne preferiscono... Sì, poi è più comodo. Sì, un po' più fine. Complimenti. Grazie. Ok, qui abbiamo Filippo. Filippo, cosa fai sull'attenti? No, no, sono qui. Ciao, bello. Cos'hai oggi al polso? Allora, oggi un IVC calibro 89. Bella lì. Aspetta, devo mettere giù gli occhiali, perché sono accecato, sai Filippo? Si vede? Si vede, sì. Cosa ci sai, cosa ci puoi dire di questa roba? Allora, la casa in oro, no? L'ho preso recentemente, una settimana fa, e già revisionato, già preso in una gioielleria, calibro, sì, sì, calibro 89, e è già un po' che lo osservavo e adesso ce l'ho fatta, l'ho preso. Corona logata o? No, 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 logata, la naturalmente è difficile trovarla. Un IVC mi piace molto. Quadrante direi originale. Sì, eh? Sì, l'unico, guarda, l'unico piccolo difetto è che tra le ore 8 e le ore 9 col segnetto. Sì. Però è giusto che ci sia un segno. Gli orologi che ha, per gli anni che ha. Bella Filippo. Bello. Complimenti per i tuoi orologi, sono sempre. Ricordiamo ai follower a casa, quanti anni hai? 15. 15 anni, signori. Grazie. Io ho 15 anni. Vabbè, lasciamo perdere. Ciao Filippo, bene, alla prossima. Grazie, ciao, alla caro. Prossima. Ciao Gigi. Ciao Cesare. Come butta? Bene, bene. Orologi da polso? Purtroppo niente. Niente. Oggi niente. Va bene. Per il mese prossimo. Dai, sì, porta il mese prossimo. Va bene. Ciao caro. Ciao Cesare, grazie. Sì. Marco, cos'hai il polso oggi? Oggi un Rolex vintage dell'80. Bella. Modello di transizione. Questo è quello che ti ho revisionato io? Sì. Come va? Perfettamente. Bravo. Buon lavoro. Tu Elena? Ah, vi presento, lei è Elena. Ciao ragazzi. Controluce, nonché moderatrice della chat Telegram Micrologiaio. Sono io. E lei? Sono io. Con il suo compagno. Ciao. Tiziano. Ciao a tutti. Oggi in giro in moto. Bene, beati per voi. Per far rabbrividire tutti quanti che cos'ho il polso. Ecco, proprio l'orologio adatto per... Non ha più parola, guarda. È comodo unicamente per le notifiche. Il mio Swatch. Chronos Watch. Però... Tanto che lo usi. Sì, sì, sì. Ti piace. Non sbaglio un corpo, dai. Usi quando vai in moto. Ciao amici, buona passeggiata. Ciao. Amici, parenti. Ciao, ciao amici, Marco. Ciao. Viva l'orologio. Viva l'orologeria, le Harley e tutto quanto. Ciao. 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 Piacere Cesare. Maurizio. Maurizio, ci siamo già visti. Sì, ci siamo già visti. Sì. Lasciando una foto segnaletica dappertutto. Oh signor, per la moto perché fai casino. Una multa non paga. Secondo me. Il mercatino, sei andato a fare un giro? No, sono appena arrivato. Ah, ho lanciato la moto. Watch check. Ah, oggi ho un Rotary Tradition. Monta un Sellita SU200. È orologio economico, non so se si, non ha l'antiriflesso, quindi. Bello. Però è carino. Bello, stile vintage. Sì. Moto Triumph. Moto Triumph, la Street Triple e via. Adesso vai a farti un giretto al mercatino. Sì, io non sono mai venuto qua da Roma al mercatino. Ci sono tanti banchi di orologi. Ah, ok. Cioè, ci sarà da divertirsi. Bene. Il nome? Maurizio. Ciao Maurizio, buona passeggiata. Ciao. Buona giornata. Ciao, ciao. Oggi la famiglia Hamilton, cosa abbiamo al posto? Due Hamilton. Hamilton. Quello è il film Interstellar. Ah, Luca, piacere. Pamela? Hamilton Valiant. Arrivi o vai? No, Valiant. Okay. Valiant? Sì. Invece la piccola Chloe? Tyler. Bello, amore. Fantastico. Guardate la Chloe cosa mi ha fatto. Nel senso, partire 4 la mattina andava... Bellissimo, colorato.
Io non ci sarei mai arrivato a farlo così bello. Grazie Clo. Ha fatto un po' come la bandiera dell'Italia. Sì, con i colori dell'Italia, bravo amore. Bello bello, grazie. Degli zeniti quanto chiedi? Uno 150, l'altro 220. Cioè, 150 e 220. Quale di quello di e poi qui scusa ti passo vai, davanti vai, vai. Questo votami da che però uno si può divertire a ripararli. Tu che sei un mago. Anzi, la... oh signori signori, un vero bagno di sangue questo mondo qui, l'avevo doppiato già prima. È un periodo che mi piacciono gli orologi con quadrante chiaro. Ti ho fatto un regalo, eh. Ma che bello non questo. Lo dimentico. Bello. E Zelti pre... sì, Zelti, Seiko Presage. Bello. Bello, eh. Ma mi dai qualche... c'è un bigliettino? Se qualcuno mi scrive poi che vuole... No, non so niente. Ma già bisogna diventare no, più digitale. No, devi farti dare il numero di telefono. Ti do il telefono? Qui siamo ancora a bassa tecnologia. Bello. Tu devi capire che quando vieni ai mercati... Bello il mondo, eh. Bello. Bello. Hai fatto poi ti metto fare, un pelle, questo qui spacca. Mi metto un bel pelle. Anch'io qua, un pelle, subito. Cesare. Guarda che non dirmi che ti ho fatto una roba particolare. Questo qui che non se lo caga nessuno, ma quello zenitino qui. Non è da sottovalutare. Questo è un 33. Quello lì è quadrante a radio, eh. È roba vecchia quella. Sei capace di andare a pranzo? Bene amici, giro al mercatino terminato. Adesso andiamo a casa e vediamo che cosa abbiamo cacciato quest'oggi. Oh! Amico orologiaio, ho finito di fare il giro, adesso stiamo andando a mangiare qualcosa, con chi? Con la famiglia Hamilton. Ciao. Mirko, Pamela e la piccola Clo. E via, se riusciamo ad uscire da Rona, perché Rona è un po' un casino. Eccoci tornati a casa dal mercatino di Rona, adesso giriamo la telecamera e vediamo che cosa abbiamo cacciato. Oh, caccia grossa quest'oggi, vediamo un po'. La simpaticissima Clo, prima cosa, la cosa più importante, mi ha fatto un bellissimo portachiavi con un materiale a me sconosciuto. Però, vabbè. La prima cosa che ho individuato su un banco, signore e signori, guardatelo qui, è lui. The Original. Orologio, ruota, portachiavi, l'unica pecca purtroppo mancano le cinghiette. Cioè manca la cinghietta per attaccare le chiavi. L'orologio è vagamente funzionante, infatti non so se riuscite a vedere, ma il bilanciere si sta muovendo. E allora cos'è successo? Che ho visto questi simpatici portachiavi che hanno la cinghietta, per cui non diventerà originale, ma comunque riusciremo a completare l'orologio. Il Marvin l'ho pagato bagno di sangue 60 euro, i due portachiavi ben 10 euro. Orologio veglia con movimento Valshoe 7750, vi dico la verità, questo non mi piace come orologio, come design, l'ho preso per pezzi di ricambio, per cui lo smonteremo all'occorrenza e recupereremo le parti. Mortima, di cui sono esaurite alcune parti del movimento, fornitura non si trova più niente. Ho già verificato le parti che sono esaurite in quel movimento sono buone. Questo dovrebbe essere un movimento, cioè dovrebbe essere, è un movimento, l'ho scofato anche lui, sempre per pezzi di ricambio. Poi invece da Luciano ho trovato questo bellissimo Mondia automatico, il bracciale subito da togliere e buttare, necessita di una revisione perché il calendario è bloccato in posizione anomala e vabbè, poco male, lo revisioneremo, però tiene vagamente il tempo, infatti l'avevo messo in orario ed è rimasto in orario 3:05, perfetto. Poi invece da un privato ho trovato un Alfa con movimento Seagull ST19, ruota colonna, è derivato Venus 175, anche questo qui ha il vetro un po' sciapato, ore 3, ma lo cambieremo. Accendino anni 20-30,
Non è che faccio collezione di accendini, però insomma una cosina un po' carina da mettere in vetrinetta. Dopodiché un coltello per la mia collezione, questi erano i coltelli militari italiani, che ha sciogliasole, lama e apriscatole. Questo qui era coltello militare che davano in dotazione ai militari appunto italiani e li facevano a Napoli, SIMAV Napoli. Nella mia collezione non ce l'ho, la punta è sbeccata, pazienza. Stavo andando via dal mercatino, dimenticavo, questo, anche questo qui, bagno di sangue, 10 euro. Il Mortima invece 100 euro. E per ultimo, un modellino pubblicitario della Wilervetta. Questi uscivano in edicola, carino. Questo qui in merito della Clo, della famiglia Hamilton, che l'ha notato e me l'ha fatto acquistare. Meno male. Lo metteremo in laboratorio. Bene, ce l'abbiamo fatta. Se il video vi è piaciuto, come al solito, cliccate mi piace, iscrivetevi al mio canale. Cliccate, spuntate la campanella per rimanere sempre aggiornati su nuovi contenuti. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!